Buonasera, bentrovati a tutti o buongiorno, in questo caso meglio buongiorno. Ezio, bentrovato anche Ciao Massimo, buongiorno a te, un cordiale saluto a tutti gli amici di Juventus, una signora per due, ben ritrovati. a te. Tanto ringrazio per il riscontro relativamente al video che si occupa dei problemi economici dell'Inter, che non sono, come dire, migliori dei nostri, ma ci avviciniamo a questa sfida con l'Inter e naturalmente Chiesa, Vlahovic, insomma i punti interrogativi. Il quotidiano Tuttosport ha pubblicato un pezzo su Italia e Juve con due giocatori in uno sostanzialmente, no? Cioè in azzurro è una cosa, in Juventus un'altra cosa, con le relative mappe di calore che sono quelle inerenti a dove il giocatore si muove maggiormente. A me sembra che qui che non vadano d'accordo, che ci siano delle costrizioni, mi sembra abbastanza evidente, Ezio, no? Perché io ho fatto un ragionamento: nel momento in cui tu fai anche il recuperatore di pallone, puoi farlo se ti chiedono, e al limite anche quello, se ti obbligano a farlo, probabilmente la musica diventa un po' diversa, no, Ezio? Sono perfettamente d'accordo, Massimo. È certamente così, ma è evidente che la questione delle mappe di calore nasce sui social per iniziativa della setta Allegrumena tesa a voler sconfessare che Chiesa in nazionale gioca meglio rispetto a quando gioca nella Juventus. Ora, se per certi versi le mappe di calore possono, ecco, svelare il movimento del giocatore in una certa zona del campo e in qualche modo possano essere anche sovrapponibili, non dimostra assolutamente nulla, perché non sono sovrapponibili i due contesti. Ora, mente sapendo di mentire ed è in malafede, più in malafede di un terrapiattista, chi nega che Chiesa in nazionale sia un giocatore diverso. In nazionale Chiesa si vede palesemente che si diverte, che gioca calcio, perché il contesto, compatibilmente sempre con i giocatori a disposizione e con certi momenti della partita, il contesto è propositivo, è volto a voler dominare la partita, è volto ad attaccare, e sappiamo perfettamente, cioè, tutta la storia di Spalletti dimostra che i giocatori d'attacco con lui hanno sempre reso moltissimo, da una parte per le loro qualità individuali, dall'altra parte perché sono sempre stati messi in condizione di poterlo fare. E in che modo? Innanzitutto sotto il profilo tattico, perché comunque Spalletti è uno che ha i suoi schemi offensivi, ma al di là degli schemi riesce a trasmettere, ecco, una volontà di interpretarli, questi schemi, secondo la natura dei giocatori, in un certo modo. Si è vinta palesemente la leggerezza mentale con la quale, ecco, Federico Chiesa ha affrontato queste partite in nazionale, a prescindere dagli avversari. E questo lo porta a rendere di più, perché quando tu sei convinto di quello che stai facendo e sei in un contesto che è aderente alla tua idea di calcio, a quel punto viene meno la famosa frase il giocatore si è messo a disposizione, perché una delle ci sono tante connotazioni positive nel mettersi a disposizione, ce n'è anche almeno una estremamente negativa, cioè, vale a dire, certo, mettersi a disposizione vuol dire obbedire ai dettami che il tuo tecnico ti chiede,
anche se tu non sei convinto. Ah, beh, certo. E questa differenza di convinzione tra i due contesti è assolutamente abbagliante. Dopodiché non ci vengano a raccontare che non ci sia disaccordo tra Federico Chiesa e colui che lo allena nel club, perché sarebbe una bugia terribile. A Torino sappiamo tutti che se potesse Allegri avrebbe fatto vendere Chiesa non una ma già 10 volte, un Chiesa che dal canto suo deve comunque, stando anche alla sua età, ecco, deve comunque migliorare, fare un ulteriore step in termini di, certo, crescita come giocatore, come calciatore, non, perché il giocatore ha la testa, ha una testa che mi piace, il calciatore deve talvolta saper gestire meglio certe situazioni alzando la testa, anziché incaponirsi in certe, in vicoli ciechi in cui si infila a testa bassa. Resta comunque fatto che, come tutti i giocatori che sono andati in nazionale, torneranno alla Continassa certamente entusiasti anche ovviamente di poter partecipare alla prossima vetrina continentale, a cuor leggero, per essersi anche divertiti durante questa pausa delle nazionali, ecco, a dispetto anche della pressione che avevano per centrare la qualificazione, certamente rientrano anche meglio allenati di quando sono partiti. Per cui, per tutte queste ragioni, io spero che, ecco, l'onda, vorrei dire l'onda lunga, ma sì, sarei contento se fosse già anche un'onda media bastevole per la partita di domenica sera, ecco, spargerà i suoi flutti sul terreno dell'Allianz, come sempre quando i nostri giocatori hanno questi momenti di ricreazione. Allora, arbitrerà Guida, che insomma ha uno score, Ezio, come dire, boh, come lo giudichi quest'arbitro? Ma guarda, Massimo, guarda, io sono andato a controllarmi lo score di Guida, arbitro di, se dico bene, di Torre Annunziata, tifoso, sì, del Napoli dichiarato, che naturalmente ricordiamo per quella frase che passò agli annali, proferita al termine di un Juve-Genoa ormai datato, la partita conclusa in parità con un clamoroso rigore sui titoli di coda non concesso perché lui disse: non me la sono sentita. Tuttavia ha arbitrato parecchie volte sia la Juve che l'Inter, un po' di più la Juve rispetto all'Inter. Lo score che ha nei confronti della Juventus è leggermente migliore di quello che ha nei confronti dell'Inter. Ecco, ciò non toglie che un minimo di inquietudine non posso non avere, ormai, nonostante in passato per me non fosse così. Coi tempi del VAR questa inquietudine è diventata incancellabile, perché sappiamo benissimo che gli arbitri sono particolarmente sensibili alle simpatie del sistema. Sappiamo che, tra le altre cose, noi giocheremo per ultimi in questo turno di campionato, quindi se il Napoli dovesse vincere e noi no, ci rosicchierebbe dei punti. E poi mi preoccupa il Rati, esatto, il Rati al VAR, ci sarei arrivato, ecco, per cui
Io posso solo concludere questo intervento sull'arbitro dicendo che spero che se la senta di fare la cosa giusta. Perché dovesse capitare un episodio come quello accaduto al termine di Ucraina-Italia, e io credo che a seconda delle parti in cui capiterà potrebbe sentirselo oppure no. Che sensazioni hai, Ezio, per chiudere? Ma guarda, sensazioni positive, Massimo, perché un po' per i motivi che ti ho detto prima quando abbiamo parlato di Chiesa, e poi per un altro motivo storico e documentabile, vale a dire ogni qualvolta la Juventus guidata insomma con Massimiliano Allegri a bordo campo ha dovuto affrontare una partita importante in emergenza d'organico, in difficoltà, diciamo con scelte più o meno obbligate da infortuni, squalifiche, quello che vuoi, ha sempre fatto veramente molto bene, e questo perché? Perché la scelta obbligata non impone al facente funzioni di pensare, che è un esercizio estremamente complicato quando con molti giocatori bisogna trovare la formazione giusta da schierare, quindi non gli richiede pensieri, e purtroppo molte di queste partite anche ben giocate dalle varie Juve in emergenza in certi casi sono poi state rovinate dalle sue pensate in corso d'opera. Un paio per tutte, così le rinfresco agli amici che ci ascoltano: le sostituzioni, quel famoso Bayern Monaco Juventus, e le mancate sostituzioni in quel famoso Real Madrid Juventus con il rigore che quel signore con il bidone dell'immondizia al posto del cuore ricordo. Ecco, per cui ti dirò, in emergenza sono quasi più fiducioso che nell'essere a pieno organico, proprio perché non deve dimostrare di essere l'allenatore che Bayern Monaco, Real Madrid, City e PSG tutti gli anni cercano di strapparsi di mano. Ecco. Bene, iscrivetevi come sempre al canale, grazie, lo state facendo, supportateci, non vi costa nulla. Grazie Ezio e a presto e buon caffè. Grazie a te, buon proseguimento di giornata a tutti. A Ugo.